È il Bologna a farsi vivo per primo, al terzo questa discesa di Marocchino, senz'altro il più attivo dei rossoblù. Marocchi perde l'attimo giusto. Ci riprova il Bologna al quindicesimo, Nicolini porge a Ferri, cross del terzino, la conclusione è ancora di Marocchi, Rampulla non si fa sorprendere. La Cremonese si fa viva poco dopo, palleggio aereo di Bongiorni e gran tiro che sorvola la traversa. Al ventitresimo il primo gol degli ospiti, il cross è di Gualco, la conclusione vincente di Galluzzo che entrava dopo la squalifica. Raddoppio della Cremonese dopo 11 minuti, punizione da oltre 20 metri, finta di Bencina, la botta di Finardi sorprende Zanetti. Nella ripresa il Bologna si fa più intraprendente, ma è la Cremonese che ha l'opportunità di allungare ancora al settimo Bencina, decide di graziare così il rossoblù. Bologna si sveglia, il nono Marocchino offre un pallone d'oro a Gazzaneo che spedisce in tribuna. Due minuti più tardi il giovane Lacini cerca la testa di Pradella, il pallone sfiora il palo. Al ventunesimo il Bologna accorcia distanze, ancora Marocchino in evidenza, Rampulla perde palla e Pradella segna senza difficoltà il suo primo gol. A due minuti dal termine il terzo gol degli ospiti lo segna Bongiorni ancora sul calcio piazzato. Al 45esimo la volta del Bologna, il centravanti Pradella insacca per la seconda volta, imbeccato da Nicolini. È tutto per questa...